da capo avversaria, inseguito da Manzaris, prova il cambio di passo, Manzaris però gli toglie la palla dalle mani, salta anche Borussis, Spanulis vede arrivare all'immorchio Mavroidis, canestro più fallo, possibilmente sbagliato tra due punti facili prima della partita per Malik Hairston, palla ricevuta da Spanulis, l'endoff di Mavroidis, il blocco di Mavroidis per il piattato da tre punti di Spanulis, il ferro lo aiuta, la bomba va a bersaglio. Vabbè, Milano questa partita di fronte poi realizza il layup che vale il 6-5, vantaggio Milano, pick and roll dall'altra parte tra Spanulis e Mavroidis, ottima l'azione di Spanulis, buona la difesa di Borussis su cui Spanulis in mano facendosi anche schermare dal ferro, ma è buona l'aiuto di Manzaris dall'altra parte, il volo sopra il ferro di Costas Papanicolau, grande azione Spagnoli. Spagno, palla restituita nelle mani di Isilo che poi scambia con Heinz, marcato da Hendrix, esce a ricevere Spanulis che prende il tiro a tre punti e lo manda a bersaglio, sorpasso Olympiacos. Attenzione a Spagnoli per lì. Giacchetti in punta per Gentile, il pick and roll con Hendrix, attacca dal palleggio Gentile, sul cambio viene preso da Heinz, prova a scaricare fuori su Giacchetti, ottimo l'anticipo di Spanulis che può andare fino in fondo, vede arrivare all'immorchio anche Isilo, gli cede il pallone per il layup. Ancora una volta Spanulis contro Cook, Mavridis vuole bloccare ma Cook non glielo concede, Spanulis va in penetrazione, Borussis aiuta e Spanulis si inventa un grandissimo canestro. È un grande canestro appoggiandosi a Borussis. Mavroidis in punta c'è Printensis, attacca Spanulis seguito da Cook che lo perde per un attimo, fortunatamente recupera su di lui, ancora una volta Cook a inseguire Spanulis sui blocchi, va in penetrazione Spanulis, lo scarico nell'angolo per la bomba di Papanicolau, tre punti più 8 Olympiacos. E incredibilmente Spanulis trova sempre, è un fischio un po' strano. Meglio ancora una volta, aiuta su Spanulis che attacca, serve Heinz sotto canestro, Milano non si intende in fase difensiva sui cambi con Spozzi e Semelli che discutono, Heinz va gentile su Spanulis proprio per proteggere Cook visto che si trova con quattro palle a carico, vuole batterlo dal palleggio Spanulis che alla fine si allontana, si stacca per il tiro, lo manda a bersaglio, Spanulis approfitta nel modo migliore della difesa di Gentile. È il grande giocatore. Cata difensiva di Papanicolau, Spanulis si prende la bomba e la manda a bersaglio, altra tripla che fa molto male. Beh, sì, perché si tratta soltanto di gestire il vantaggio. Spanulis, ancora una volta Gentile rimane sul blocco e Spanulis lo punisce. Da Langford si avvicina per bloccare Mavredi, Spanulis va dentro, Borussis rimane lontano e dà spazio a Spanulis per il piazzato a segno. Se lo attacchi ti attacca lui. All'Olympiacos quello che la squadra del Pireo è riuscita a fare in questa partita, Manzaris per Spanulis, il blocco di Ancic, rimane ancora una volta Langford su Spanulis che scarica fuori per la bomba a segno di Manzaris, tredicesima bomba di squadra praticamente a memoria rispetto a tante altre squadre che invece si sono ritrovate totalmente nuove in questa stagione, vantaggio importante e Olympiacos che adesso manda fuori Spanulis, applauso meritatissimo da tutto il pubblico del forum, in questo caso sportività sì, da applaudire. Sì, se lo merita, bello, il pubblico di Milano tributa un bel applauso a un grande giocatore che ha fatto sicuramente una partita straordinaria. Riceve